queste si chiamano le capul, gli dicono, e queste gli dicono le puras. Le e alla fine che cosa rimane? E le gavocciul. Il dialetto, uno scrigno da custodire e tramandare. A pensarlo sono molti marchigiani che, secondo uno studio condotto da Sigma Consulting, hanno un atteggiamento positivo verso la tradizione dialettale per mantenere costumi, abitudini e tradizioni. A questo si accompagna un forte attaccamento alle proprie origini ed una sorprendente consapevolezza della sua importanza sociale e culturale. Il dialetto si parla ancora, Fano? Sì che si parla ancora, Fano. Avete per televisione. Ma lo tramandate anche ai figli e ai nipoti? Pochissimo, perché non ci rispondono. Da lei invece, signora? Sono tutti grandi, no, non parlano tutti l'italiano, ma io amo il dialetto. Io comincio dall'italiano, poi all'improvviso vado a finire il dialetto. Non sono fanese proprio, ho 40 anni che sto qua, per cui... Però... Sì, sì. Se sent subito che ne fanesi. Parlare dialetto può essere sinonimo di simpatia, un modo di porsi alla mano nei confronti degli altri che in alcuni casi rende le parole più vivaci ed espressive. Per l'88% degli intervistati il dialetto è una lingua da tutelare e tramandare alle future generazioni. Riflette infatti almeno 20 secoli di storia, raccontando con la varietà dei suoni e degli accenti sofferte vicende e desiderate conquiste. Ci sono le commedie in dialetto, c'è tutto, no? Anche i miei generi fanno commedia. Sono la suocera di Marco Lucertini e di Stefano Facchini. Loro fanno il dialetto, ma a casa loro, le nipoti, non lo parlano. No. Non gliel'ha fatta ancora? No. La ricerca ha rivelato anche un'elevata frequenza di utilizzo del linguaggio dialettale nell'ambito di diversi contesti sociali e quotidiani. È risultato che l'85% di marchigiani lo parla spesso in famiglia, l'83% invece con gli amici e quasi la metà sul posto di lavoro. Non so, la nuova generazione, se riescono a parlare il dialetto. Dice, c'è qualche carenza nei giovani. Magari qui c'è di più parlare il rumeno e il col, magari. È rumeno e albanese. Non si parla, insomma, in famiglia sempre, quindi qualche volta con gli amici, però sempre più raramente, comunque, mi rendo conto. Gettare nel dimenticatoio le parlate locali potrebbe essere un grave errore, andrebbe quindi combattuto perché rappresentano la costante presenza nel tempo di un patrimonio culturale sempre vivo. No, dico, mio marito era marinaio e praticamente e parlavano più in dialetto che in italiano.